da questa data X poi scatterà il tempo di recupero della nave o del relitto. E anche qui, sempre con le dovute e con i dovuti caveat rispetto alle condizioni meteomarine, alle problematiche tecniche e via discorrendo, si parla di un tempo che va da 7 mesi a 10 mesi. Quindi questo per dire che questa vicenda è una vicenda, ma noi già lo sapevamo, ma credo che sia opportuno che a tutti entri nel, come dire, nel circuito delle proprie considerazioni, è una vicenda che ha una tempistica particolarmente importante. Il numero dei serbatoi, quanto contengono, e quelli sono, seppur stimati, dati inequivoci. I 28 giorni sono un'indicazione che ci hanno dato all'inizio di tutta questa attività, che però ovviamente... Qui abbiamo due sistemi di monitoraggio, uno basato sulle microonde, radar, e l'altro è un laser scanner. Entrambi hanno la particolarità di riuscire a monitorare l'intera superficie che vedono con questi due sistemi diversi. Hanno frequenze di acquisizione diverse, però entrambi riescono a percepire i movimenti, il laser dell'ordine del millimetro e il radar dell'ordine submillimetrico. Il radar riesce ad avere un monitoraggio pressoché continuo e costante di tutta la nave, mentre il laser scanner fa il confronto di due immagini diverse acquisite a distanza regolabile. Diciamo che al momento stiamo acquisendo un'immagine ogni 15 minuti, mentre il radar riesce a acquisire 100 immagini al secondo circa.